Noi riteniamo che sia giusto trovare un compromesso che tuteli le imprese, che tuteli chi ha fatto investimenti per decenni, quindi va trovato anche un accordo, forse a livello europeo, parlando con Bruxelles, il governo italiano può cercare di trovare una soluzione positiva che permetta di rispettare le regole dell'Unione Europea, ma nello stesso tempo di tutelare le imprese. Quindi noi continueremo a lavorare anche in Parlamento, al Parlamento nazionale, per tutelare le imprese in un contesto di regole comunitarie, perché c'è un rischio forte che è quello che con le aste si affaccino imprese legate alla mafia italiana, russa, cinese. Questo noi non lo possiamo tollerare. Un conto è il libero mercato, un conto è il mercato dei servizi, un conto sono i rischi collegati ad una normativa che va applicata con molta circospezione, ripeto, tutelando le imprese.